signori, in questo 2 luglio 2024 facciamo un saluto definitivo a Chicago, perché oggi sarà l'ultimo video relativo a Watch Dogs Bad Blood, lo spin-off, il DLC, meglio chiamarlo così, di Watch Dogs 1. Il verdetto. The Verdict. Terza missione dell'atto 3. Ray, avremo qualche vantaggio su Default? No, finora ha pianificato ogni minimo dettaglio. Non correrà certo dei rischi. Ha un piano B. Mi ci gioco le chiappe. Qui, niente piano B. Comunque. Cominciamo già. Bello e discreto. Non è da te fare. Bello e discreto, muore. Scommetto che dentro sarà più incasinato. Ormai è una faccenda fra me e lui. Non vuole solo uccidermi. Vuole umiliarmi e filmarmi. Vuole. Volere non è sempre potere. E adesso ve lo dimostrerò a piene mani che volere non è proprio potere. Che fai te? Cosa stai cercando di individuare, di cogliere, di smascherare, di smutandare? Che stai cercando esattamente? Io sto cercando te e non lo metto in dubbio, non lo nascondo. E te vorrei che esplodessi. Due volte se possibile. Bomba. Tu sei lì di spalle. E mi fai anche un po' pena, onestamente. Perché muori anche tu. Ok. Neutralization, ne mancano due. Di là. No. La telecamera, vaffanculo. Ero rimasto nascosto finora la telecamera. Soldi in arrivo. Ovviamente chi è che ci è rimasto fuori? È l'antisommossa. Va bene, abbiamo la soluzione a tutto. Anche per loro. Ovviamente il primo non andava. E allora c'è il secondo. Ok, telecamera. Telecamera. L'esplosione porta qualcosa? Non si sa. Però qui ci sono quattro telecamere tutte concentrate. Vuol dire che un motivo, cioè. Non è che va aperto questo? No. Eccolo. Vediamo se riesco ad aprire queste porte. Magari poi l'ultima missione è una cazzata, eh? Probabile. Non credo. Però può darsi. Mancava il viaggio nel treno merci, ragazzi. Dopo averlo fatto nel treno passeggeri durante il Chicago South Club, forse? Non ricordo. Allora dammi intanto questa, grazie. Esplora l'edificio. Esagonale. No, ettagonale, sorry. Esagoni sono i palloni. O pentagoni sono i palloni. Non lo so, sapete. Ti vabbè, vedo, sì, grazie. Crower. Posso aprire la porta da qui? Stai giù. Mi conosci. Comunque, la macchina radiocomandata alla fine una volta sola è servita. Non denigrarti. Dovresti smetterla, cazzo. Ok. Allora,
questo. Questo. Dove andiamo? Qui. Mi serve corrente da questi lati qui. Complicato, ragazzi. Forse c'è la soluzione, che può essere questa. Una. Due. Tre. Ok. Quindi qui. Quindi qua. Ai 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 ai. Aspetta, ma la corrente. Ok, forse c'ho la soluzione. Però gli manca da qui. E invece potrei fare questo. Sì. Sì. Beh, era stronzo, eh. Come hai fatto, ma hai sbloccato la porta. Oh, qui siamo in piena situazione Watch Dogs. E loro devono avere i codici d'accesso per proseguire. 2, 3. Barabà, cicci. Cocco. Tre civette sul comò. Che si facevano la figlia di tutti questi qui. Direttamente lei. Sono parecchi. Sono parecchi. Sono parecchi, ma noi non demordiamo. Ha bestemmiato, ragazzi. Replay, scusate. Poi non mi fido. Secondo me era un bel bestemmion. Secondo me. Sì, ti ho ammazzato un amico. Lo so. Sono una brutta persona. Bomba! Hanno diviso il codice. Mi serve un altro cocco. Intanto ti hackerò. Risparmio tempo. Non posso. Ok. Devo finire prima il lavoro. Non c'è problema. Lo finisco. Dove cazzo devi andare? Bastardo. Cioè, meno male lo stavo tenendo d'occhio. Va bene, siamo durati poco. Però non c'è problema. C'è un'antisommossa, lo sento. Lo sento. La lasci lì. Capito che la lasci lì. Oh, la mamma come quando il figlio compra le caramelle. Le prende lo scaffale, le lasci lì, capito? Le lasci lì! Ecco, uguale. Bene, grazie di aver partecipato a questa gara. Ma forse non faceva per voi. Sperando che non spunti più nessuno, cosa molto importante. Abbiamo per ora un codice di accesso. E manca ovviamente l'altro. Che lo prendiamo mo. Vorrei tanto sapere chi è che va ucciso alla fine. Forse Fanley. Come si chiama Fanley? Ah, che va? E si chiude. Questa storia non mi piace. Cosa hai in mente? Ah, mi puzza. Certo che mi puzza. Devo uscire da qui. Lo stronzo usa gli infrasuoni. Cristo, che fastidio. Usa gli infrasuoni, ma non ti devi fare infrasuonare.
fuori dai coglioni. Te ti prendo dal dietro, sai? Ciao. Aspetta che hackero. Vieni, la porta. Munizioni buone. Ray, non posso superarli. Aspetta, ti sono vicino. Hackera. Hai visto? Oh, cazzo. Non sarà semplice. Dimmi dove andare, mi fido. Perché non posso farli? Perché non posso ucciderli io? Che palle. Ok ragazzi, prima di tutto fare una cosa molto semplice, tipo costruirci il percorso per poi vedere come fare. Allora, qui deve andare laggiù. Però abbiamo lui può essere attirato da qualche parte. No. Volendo sì, allora noi facciamo questo. Tanto lo facciamo andare qui. Attenzione. Poi lo facciamo andare qui. Veloce. Poi lo mandiamo qui. Muoversi. Così lui lo attiro laggiù. Ora. E si muove qui. E qua ci siamo. Poi noi lo attiriamo qui. Così si muove qua. Là ovviamente sono in due. E sarà tosto. Ti muovi qui. Questo si chiama culo. Tu stai fermo, vero? Ok. L'importante è che tu stia fermo. Va di là, a posto. Torniamo alla base. Io ti attiro qui, così tu ti sposti qua. Ora, vai! Ok. Fatto. Puoi aprire questa porta? Sì. Lo so che la via laterale poteva sembrare quella più fattibile, ma in realtà non è così. Il progetto dovremmo essere vicini alla sala centrale. Bene. Ci vediamo lì. Ok, andiamo poi alla sala centrale. Intanto no, ci hanno visto. Cioè sappiamo, cioè sanno che ci sono. Cercate di qua. Elimina tutti i nemici. Noi si fa così. Siamo sotto attacco. Tu fuori dai coglioni. Bello lì, neutralizzazione più 40. Che poi in realtà più 40 un cazzo, perché abbiamo sbloccato tutte le abilità. E ci sono costate, perché ci sono costate tutti quei Chicago South Club, milizia. Insomma, ci sono costate care, non è che abbiamo fatte proprio a gratis. Voi le avete viste a gratis, però insomma vi sono costate tempo per chi l'ha viste. Quindi proprio gratis non era, perché il tempo non si compra, il tempo è preziosissimo. Soprattutto quando tipo gente come te rimane poco da vivere sulla terra. Vieni qui. Ore, fatto. Sì, fra, l'ho lanciata troppo tardi, ma mi sono mosso. Fucilato malissimo. Tu esplodi, ok. La lasci lì. Sono rimasti in due gatti. Madonna, tutte e due insieme, buono. E siamo. Aspetta che... Fine del tunnel. Se non faccio così non sono contento.
USA cosa? USA, Canada, Stati Uniti. Vieni. La telecamera armata, raga. Per chi sta giocando da casa, è il momento di votare. Lei ha guadagnato la libertà? Spegnete la telecamera per farlo camminare. Continuate a guardare per vedere come finisce. Se lo farete, proverete lo stesso rimorso del cazzo che mi divora da anni. Mi dispiace per quello che ho fatto. E che questi stronzi vi abbiano trascinato in questa storia. Storia. Forse io me lo merito. Ma voi no. Voi no. Direi che abbiamo la risposta. Addio, Ray. Bye bye. Sayonara. Adios. Non sarà un adiosso. Tieni su il telefono. Ce la può fare. Telecamera. Hackera. Oh, c'ho pochissimo tempo. Via. Default, che poi in realtà è stato ucciso da Alien Pierce. O ci sono due default là. Qua quadra non mi cosa. Visto? L'amore si paga con l'amore. Morto asfissiato. Ray! Allontanati dalla luce! Ray! Ray! Eccoti! Stai bene? Per un attimo ti ho dato per morto, ma morto, non riuscivo a capire se respiravi. E poi ho pensato che ti saresti incazzato di brutto se chiamavo l'ambulanza. Tobias. Sì? Sto bene. Cos'è quel sorrisetto di merda sulla faccia? Mi sa che hai respirato i vapori, Fruer. È possibile. Senti, Ray, pensavo... Non sono più sicuro di voler lasciare Chicago, e tu? Non ho mai voluto così tanto qualcosa in vita mia. Ah. Senti. Diciamo che resto qui, parlando per assurdo, per scardinare la corazza della Bloom. Mi aiuteresti? Cazzo, se lo farei! La vecchia squadra riunita! Beh, tranne uno. Già, beh. Ottimo, perché ho già qualcuno in mente. Aiden Pierce. Ma sul serio? Cosa? Quello non ci sta con la testa. Sai come l'ho conosciuto? Si è presentato con un manganello, cazzo! Alla mia partita di poker, certo. Mi sembra proprio una cosa da lui. Senti, non fa ridere. No. Non fa ridere. Scusa, saranno i vapori. Ragazzi, Watch Dogs Bad Blood giunge alla fine. Che roba è? A quanto pare si chiamava Wet Zambisi. È la birra che ti ho preso? Io l'ho buttata. Puzzava di brutto. Puzzava di brutto, non si può sentire. Di birra. Beh, questo profuma di frutta. Beh, che schifo, non sa di frutta proprio per niente. No, aspetta. Eccolo. Ha il retrogusto fruttato.
Forse mi prendo un succo. Sei un caso disperato. Ora tocca a te. Cos'è? Hamburger del McDonald's. È un hamburger coi controcazzi. Smash burger. Dai, Ray, è vegano. Ci sarà un motivo se la catena ha tanto successo. Certo, perché riempiono la salsa speciale di additivi chimici. No. Che è la verità. Sapo anch'io, ma è solo maionese e qualche spezia. E dai, però io ho bevuto. Quella schifezza tropicale non è bere. Non conta. Ray, ti farò mangiare questo cazzo di hamburger. No. Prova. No. Solo un morso. No, forza, guarda Ray, che ti formino. Vai via. Che mangia. Fa schifo. Gesù Cristo a pedali. Gesù Cristo a pedali. No, cazzo. È delizioso. E ragazzi, i titoli di coda che vanno avanti. E si sa che la Ubisoft c'ha questa perversione per i titoli di coda. E quindi ragazzi, io ve li lascio e ci vediamo dopo. Andiamo a farmi un drink, come dico sempre. Thank you.
frega un cazzo se all'antica funziona. Devi fare la parte, quindi trova un vestito. Ti vesti di merda, fatelo comprare da quella lì, come si chiama? Sistema anche quello stupido accento che hai. Quando entriamo devono dire che siamo aspetto. Lo so che ti stai preoccupando per il club, ma non ci penso. Vi dirò, ragazzi, pensavo durassero di più. Raga, salutate Chicago, perché questo era l'ultimo video relativo a Watch Dogs. Watch Dogs 2 è tutto quello che gli gira intorno. E vediamo un attimo i progressi. Siamo al 87%. Mancano 10 audiodiari, che sinceramente degli audiodiari, ragazzi, sbatto anche le balle. Online non abbiamo fatto niente, perché l'ho proprio disattivato su sto gioco. E ringraziarvi di tutto quanto, perché quando finisco i giochi è sempre una bella atmosfera, perché insomma c'è anche un po' la contentezza di stare per iniziare il prossimo, che sarà il Watch Dogs, che ci accompagnerà in estate, autunno, perché andremo a farci anche lì tutta l'esperienza relativa alla storia di Marcus Holloway, dove vi dico già che ci sarà qualcuno, forse anche più di qualcuno, che rincontreremo proveniente da Watch Dogs 1. E quindi, ragazzi, io con questo panorama di Chicago, veramente veramente top. Dov'è la Willis Tower? Deve essere... è quella là. Io vi ringrazio, non mi resta che ringraziarvi, di chiedere un like, un'iscrizione. Però prima usciamo dal gioco, come sempre, discorsino conclusivo. E nel mio discorsino conclusivo vi dico che mi è piaciuto moltissimo, e devo essere sincero, è molto adrenalinico e dal mio punto di vista molto più bello di Watch Dogs, la storia principale. Questo spin-off mi è piaciuto veramente un casino. Se solo la metà di queste missioni fossero nella storia principale, cambierebbe tutto. È da un certo lato più difficile, dall'altro più facile. La storia ovviamente non è bella come quella di Watch Dogs 1, però secondo me una buona storia deve essere bilanciata anche a una giocabilità, a un livello di intrattenimento, di adrenalina giusti. È sbagliato certe volte anche concentrare tutto sulla storia e rendere noioso. Non che la storia principale lo faccia, per carità. Detto questo, noi ci vediamo tra due giorni, sarà il 4 luglio, giovedì 4 luglio, dove inizieremo ufficialmente Watch Dogs 2, dove mi sono già preparato tutta la scaletta, ho già adocchiato più di qualcosa. Ragazzi, è arrivato il momento di fare il solito gesto che facciamo tutte le volte che finiamo un gioco. Questo avevamo sbustato a gennaio, perché con Watch Dogs 1 abbiamo iniziato il 2 gennaio del 2024, ormai è estate, perché è il 2 luglio oggi, ragazzi, quindi è estate piena. E ho spento la PS, sono un coglione, quindi devo riaccenderla. E intanto che si riaccende, ragazzi, tiriamo fuori il disco ASMR, lo riponiamo nella sua custodia, lo riponiamo nella libreria, se così la possiamo chiamare, nella videoteca, nella teca videoludica, e iniziamo con Watch Dogs 2. Il Legion ce l'ho digitale, quindi poi quello sarà una cosa di cui ci occuperemo tra qualche mese. Ragazzi, grazie di tutto. Facciamo ciò che facciamo sempre adesso, ovvero questo. Elimina. Ci vedremo su Watch Dogs 2. Ma quale versione di prova, che l'ho completato, che ce l'ho qua? Non rompere le palle, ragazzi. Alla prossima. Like, iscrizione e tutto quanto. Mi raccomando.